Ciao a tutti ragazzi, come state? Io spero tutto bene. Oggi è giovedì, pian pianino stiamo iniziando ad uscire da questa pausa nazionale che ci fa diventare assolutamente matti. Ieri ne ho parlato anche un po' sul canale di Maschera, mi ha invitato per una bella chiacchierata e io raccontavo come secondo me queste pause nazionali siano addirittura controproducenti, perché io vi ho sempre spiegato che il mio rapporto con la nazionale è un po' bizzarro. Quando giocano europei e mondiali a me piace sempre vedere la partita con gli amici, in compagnia, bere una birra, mangiare una pizza, fare gruppo e andare anche a tifare la stessa squadra che magari solitamente non tifi con gli amici milanisti, interisti, eccetera, eccetera. Quindi a me la nazionale non dispiace, è una cosa che quando giocano quelle competizioni me la guardo volentieri. Quando ci sono le qualificazioni agli europei o mondiali non riesco a essere attratto, non ce la faccio, a maggior ragione quando si parla di Nations League. Io veramente la Nations League penso che sia una delle più grandi cavolate che potevano aggiungere all'interno del mondo del calcio, che vede già tantissime partite ogni anno, quindi atleti sempre più esposti al rischio e squadre e club sempre più esposte al disastro. Perché fortunatamente noi è andato tutto bene, Nico Gonzalez che sembrava in dubbio in realtà sta bene, ha giocato, ha segnato, tutto a posto, però capite bene che già le squadre di club hanno questa possibilità di avere tanti giocatori infortunati durante l'anno, stanno aumentando sempre di più il numero di partite giocate e vanno addirittura ad aggiungere robe per le nazionali che sono fuori dal mondo, quindi per me davvero è controproduttivo, cioè il tifoso non è che si vada ad avvicinare di più a una determinata nazionale se la vede più spesso, se sono partite stupide e prive di significato il tifoso semplicemente fa altro. Questa è la mia lettura perché questo è quello che faccio io. Io non ho visto neanche un minuto di questa pausa nazionale, non ce l'ho fatta perché non sono attratto dal tipo di prodotto che mi stanno consegnando. Quindi per me è stata solamente una perdita di tempo in un momento in cui invece le squadre di club stanno iniziando a girare, stanno iniziando delle stagioni e saranno delle stagioni lunghe, se non lunghissime come quella della Juve quest'anno, quindi veramente aggiungere anche delle altre partite ai nostri calciatori per me è una follia, però questa è la mia umile opinione. Ma nel frattempo parlavamo già della prossima pausa nazionale, perché adesso ce ne sarà un'altra a ottobre e poi ce ne sarà un'altra a novembre e poi fino a marzo per fortuna non ci saranno più, ce le toglieremo un po' dalle scatole ed è pazzesco ed è folle pensare che sta finendo la prima e stiamo già pensando alla seconda e alla terza, soprattutto perché vengono a crearsi dei veri e propri mini cicli, cioè dobbiamo ragionare su un mese, il prossimo mese, il mese che da settembre ci porterà la pausa di ottobre, e iniziare a ragionare su quelle che saranno le partite, quelle che saranno le possibilità di guadagnare punti e quelle che saranno anche le partite europee, perché avremo anche due partite di Champions da qui alla prossima pausa nazionale. Quindi oggi insieme a voi volevo guardare un po' il calendario della Juve e fare due chiacchiere. Oggi pomeriggio ci sarà anche la conferenza stampa di presentazione di Consei Sao. Io non la seguirò oggi perché non sarò presente nel primo pomeriggio a casa. Se ci saranno delle informazioni interessanti andremo ovviamente a sviscerarle, a discuterne insieme, in attesa di quella che sarà invece domani la conferenza stampa di mister Thiago Motta, in attesa di Juventus Empoli, anzi di Empoli Juventus, la solita conferenza stampa della vigilia, perché questa pausa nazionale ormai davvero ce la siamo tolti dalle scatole e quindi oggi, se vogliamo, è davvero l'ultimo giorno in cui dobbiamo inventarci un po' di chiacchiere, perché ne sono consapevole, parlare del calendario in attesa della prossima pausa nazionale è veramente una chiacchiera come quella che abbiamo fatto ieri. Però se siete tutti pronti, avete lasciato anche un commento con la vostra opinione qui sotto per dirmi se anche voi questa pausa nazionale l'avete vissuta in questo modo, direi che possiamo iniziare ringraziandovi per le iscrizioni, i mi piace e anche gli abbonamenti, perché ci sono tanti tanti abbonati al canale. Ok, allora, partiamo appunto da Empoli-Juventus, quindi giochiamo sabato alle ore 18, segnatevi le ore 18 perché meno male saranno gli orari in cui andremo a giocare quasi sempre in questo periodo. Guardate un po' da voi, è abbastanza facile notare quanto gli orari siano folli. Giochiamo soltanto una volta alle 21 nel prossimo mese, che per me è l'orario di riferimento, no? La domenica sera alle 20:45 per me è l'orario di riferimento. Bene, ci giochiamo una volta sola e nemmeno di domenica perché è una partita di Champions. Fantastico.
Partiamo con l'Empoli, poi abbiamo il Napoli, poi abbiamo il Genoa e poi abbiamo il Cagliari. Queste sono le quattro partite di Serie A che andrà a disputare la Juventus, con in aggiunta PSV Eindhoven e Lipsia. Capite bene che iniziamo a entrare in quella parte di stagione in cui dobbiamo davvero giocare ogni tre giorni, perché guardate quanto sono ravvicinate queste partite, stiamo parlando praticamente di un mese, anzi meno di un mese, e ci sono sei partite. Vuol dire che veramente andremo già a fare un piccolo tour de force in attesa di un'altra pausa nazionale. Meraviglioso, veramente andiamo a sovraccaricare i giocatori per poi riportarli in nazionale a essere sovraccaricati in giro per il mondo senza una tutela. Fantastico. Empoli-Juve, Napoli-Juve, Genoa-Juve, Juve-Cagliari. Quanti punti facciamo nelle prossime quattro giornate di Serie A? Io già ieri avevo fatto la mia prediction ed è proprio per questo che mi è venuto in mente di fare questo video insieme a voi, che è un po' un video che abbiamo sempre fatto negli anni, ma voglio farlo un po' più leggero questa volta. Io vi dico che la Juve riuscirà a raccogliere 10 punti nelle prossime 4 partite, che significa 3 vittorie e un pareggio. E voi direte, pareggiamo Juventus-Napoli? Io vi dico che no, per me il pari arriverà in Genoa-Juve. Il Marassi è sempre uno stadio molto complicato, noi facciamo comunque abbastanza fatica anche negli ultimi anni andare a giocare lì, quindi vi dico che secondo me la Juventus al 6 di ottobre, quando poi finirà Juventus-Cagliari alle 12.30, Madonna Santissima, e inizieremo a ragionare sulla prossima pausa nazionale, la Juventus avrà 17 punti in classifica. Secondo me sarebbe un buon bottino. Per quanto riguarda PSV e Lipsia, non lo so, perché non ho veramente idea di quanto siano forti queste due squadre. Non le ho viste giocare, non le conosco. Vi dico che, secondo me, collezionare 4 punti in queste prime due partite di Champions potrebbe già essere abbastanza buono. Che non significa ottimo, perché è ottimo ovviamente farne 6, però dovessimo riuscire a essere imbattuti ancora da qui a Juventus-Cagliari delle 12.30 del 6 ottobre, quindi collezionando 4 punti in Champions e 10 in campionato, io sarei molto soddisfatto. Molto. E vi dico che potrebbe essere anche un pronostico pessimistico. Qualcuno mi dirà, ma come? Hai pronosticato che la Juve non perderà da qui a ottobre ed è pessimistico? Sì, perché potrebbe esserci benissimo qualcuno tra di voi. Anche ieri ne parlavo con chi nella maschera, mi dicevano, no, in campionato per me ne facciamo 12. Ammazza. Bellissimo, sarebbe meraviglioso, però secondo me non riusciremo a fare unplay. E magari qualcuno di voi dirà, no, in Champions ne facciamo 6. E quindi per voi magari tutte le partite da qui alla prossima pausa nazionale saranno vinte. Sono curioso di sapere la vostra e sarebbe anche molto bello arrivare a un punto in cui o la mia o la vostra previsione di tutte vinte possa essere corretta. Perché? Perché io voglio già dare un'occhiata, poi ne parleremo più nel dettaglio quando ci sarà la prossima pausa nazionale, andremo a prendere questo video, vedremo se effettivamente quel pronostico, quindi scrivetelo nei commenti così poi lo tiriamo fuori, andremo a vedere se il pronostico è andato alla perfezione. Però attenzione, perché poi noi torniamo in campo e abbiamo Lazio, Stoccarda e Inter nel giro di 7 giorni. Lazio, Stoccarda e Inter. Mica piste fichi. Cioè, è un calendario veramente tosto. Per poi andare a giocare col Parma, per poi andare a giocare con l'Udinese, per poi andare a giocare con Lille, per poi concludere col derby di Torino. Quindi novembre mi sembra veramente tanto, tanto, tanto il mese della verità. Cioè già il mese in cui inizia a capire che tipo di stagione potrà fare la Juventus, per poi tornare con Milan, l'Aston Villa, il Lecce, la Coppa Italia, il Bologna, bla bla bla. Quindi anche dicembre mi sembra molto tosto. Quindi io sono dell'idea che questo mese di settembre, da settembre a ottobre, ci servirà per iniziare ad immagazzinare un pochettino di punti, un pochettino anche di prestazioni positive, perché sono poi quelle lì che ti dovranno dare quel boost in più nel momento in cui dirai, cavolo, il calendario è tosto, il calendario è duro, sì, però se tu inizi a mettere delle prestazioni, dei punti, testa te la fai fatta bene, magari vai a recuperare dei giocatori, Uè e Turan sono tornati in gruppo, con Seisao al momento e ai box, noi abbiamo bisogno di tanti giocatori perché avremo tante partite, tante competizioni, e per riuscire a raccogliere punti, sempre più punti, hai bisogno di avere una rosa lunga. Questo è un dato di fatto, perché sennò arrivi a un certo punto in cui i giocatori sono sovraccaricati di impegni, di fatica, e non riescono a rendere più come prima. Quindi voglio il vostro pronostico qui sotto nei commenti. Ufficializziamo questa come serie legata alle pause nazionali che purtroppo avremo ancora da qui a dicembre.
anche perché poi diventa interessante capire quanto abbiamo letto bene in anticipo il calendario della Juve, la situazione della Juve e lo stato di forma della Juve. Ragazzi, l'attesa è quasi finita, domani torniamo con la vigilia, con il pre-partita, ricominciamo a pensare alla Juve che scende in campo, non possiamo essere più felici di così. Ciao!